Ciao Alessandro, benvenuto a questo talk in occasione dei 10 anni del Festival F4, un'idea di fotografia. Ciao Carlo e grazie per l'invito. È un piacere averti ospite di questa serie di talk che, come sai, indagano alcuni degli elementi per me più significativi, dei temi più significativi che ruotano attorno all'immagine contemporanea, così conversando con una decina di autori della generazione dei nati negli anni 80. E quindi è un piacere averti il nostro ospite e vorrei subito partire facendoti una domanda su un tuo lavoro abbastanza recente e anche chiederti di mostrarcelo mentre che mi rispondi alla domanda. Vorrei chiederti se Ok. per favore ci parli di un tuo lavoro di qualche anno fa che si chiama Spelling Book, dove hai affrontato, non sei il primo, probabilmente neanche l'ultimo, ma hai affrontato in modo originale un tema per me molto importante di questi anni, ovvero l'apprendimento della macchina e questo apprendimento che anche nel tuo lavoro avviene proprio attraverso le immagini. Ok, allora sì, Spelling Book nasce all'interno di un progetto elaborato con Francesca Lazzarini ed è una collezione di 9 immagini che sono il risultato di una GAN che ha imparato cosa fossero i soggetti di queste immagini. Una GAN è un tipo di algoritmo basato sul machine learning, che prende una cartella piena di immagini, ogni cartella ha un titolo, per esempio qua abbiamo Marte e Gesù, in una cartella c'è scritto Gesù ed era piena di immagini di Gesù. Ovviamente non fotografie, ma rappresentazioni pittoriche. E si è fatta un'idea, diciamo così, di cosa fosse un'immagine di Gesù, senza veramente capire chi sia Gesù, l'importanza di Gesù a livello di religione, di storia, eccetera, però almeno capire la distribuzione di pixel che corrisponde a una rappresentazione di Gesù. Ecco, questo l'ha fatto e io l'ho interrogata su queste 9 categorie, tra cui hamburger, Marte, piramide, eccetera, e lei ha restituito, dopo una fase di studio, queste immagini, di cui qua vediamo questi due esempi. Si chiama Spelling Book perché parte dall'idea di abecedario. L'idea era appunto quello di pensare a questa macchina come un infante che studia, che impara cose di base, concetti di base, come per esempio il soldo, Gesù. Però questi concetti sono determinati dalla struttura stessa del dataset. Il dataset è Caltech, Caltech 256, che è anche abbastanza vecchiotto, penso sia del 2006. Quindi, cioè, loro hanno già deciso a suo tempo quali erano le categorie su cui far lavorare in futuro delle macchine. E quindi, come dire, questo abecedario è un po' determinato da queste decisioni fatte direttamente da Caltech a suo tempo. Quindi la macchina impara sì cos'è Marte, ma impara anche come dire, un po' di noi, un po' di quello che è la nostra cultura visiva. Quali sono i termini che invece di esserci albero, ape, scimmia, gatto, c'è cioè hamburger, farfalla e Gesù. Mi piaceva questa distanza tra Spelling Book e un abecedario classico. Mi hai appena raccontato un tuo lavoro preciso. Adesso però vorrei cercare di rendere un po' più astratto il discorso. La domanda che faccio a tutti voi in questa serie di conversazioni è di parlare del vostro processo creativo. È chiaro che voi vi occupate di immagine contemporanea, il rapporto con la macchina fotografica per voi è, per la vostra generazione, è per molti di voi, non voglio generalizzare, ma è quasi inesistente. Non c'è un rapporto diretto con appunto un referente del reale e spesso lavorate anche in modo
molto teorico, attraverso fonti appropriative, attraverso una pluralità di display. E quindi vorrei chiederti come si svolge il tuo processo creativo, come lavori alla creazione di un nuovo lavoro e se anche in questo processo che ti porta dei nuovi lavori, se c'è anche una sorta di casualità. Per esempio, mi viene una curiosità, ho letto dal tuo portfolio che scrivevi di un lavoro, ho avuto un'intuizione correndo in bicicletta. Quindi mi piacerebbe anche sapere quanto c'è di analitico e quanto ci sono anche delle intuizioni legate alla realtà, al tempo che stiamo vivendo, alle sollecitazioni del presente. Allora, principalmente provo a ripercorrere i vari progetti. C'è sempre all'inizio un'intuizione, che nasce dall'indigestione, nasce dal dormiveglia, nasce dal giro in bici. Osservando ciò che mi circonda, vedo qualcosa che cattura la mia attenzione e che ha delle connessioni con qualcosa che è già presente nella mia testa, al quale sono già attento senza saperlo, e che quella cosa lì, in quel momento lì, semplicemente mi risveglia. È successo nel caso di Tara, del centro relax della performance che ho fatto a Milano, perché andavo in bici e mi ero reso conto che c'erano appunto questi negozi vuoti. È stato abbastanza immediato. Quindi prima di tutto c'è un'intuizione, poi c'è una messa in scena molto raffazzonata della questione, cioè faccio un disegno, uno schizzo e cerco di vedere i potenziali sviluppi. Devo dire che secondo me il progetto nasce abbastanza rapidamente, cioè dall'intuizione alla prima formalizzazione passa veramente poco tempo, cioè non dico pochi minuti, però nell'arco di sì, forse di mezz'ora ho già l'intuizione. In realtà comprende tutta la realizzazione del progetto, cioè l'intuizione si porta dietro già tutta la realizzazione. Credo che poi invece la fase più lunga del progetto sia una fase di riadattamento. Un riadattamento molto lungo che invece vive di stimoli ulteriori che vengono dall'esterno, da ulteriori contaminazioni anche teoriche. Però in generale la teoria è già lì. Ecco, difficilmente la teoria, poi vado a vedere, trovo altre cose che mi illuminano. È già lì ed è quella cosa lì che mi permette di avere un certo tipo di attenzione su questioni nuove. So che stai già da un po' sviluppando un nuovo lavoro. Ero stato anche a Venezia quando avevi fatto una giornata, insomma, in cui avevi presentato qualche piccola anticipazione del progetto 1624, un progetto che ruota attorno allo sport, lo sport che in questo periodo manca, ma che insomma, anche da quanto si sta parlando in queste settimane della riapertura degli stadi, ci ricorda come appunto gli stadi, le partite siano una sorta di rito di massa civile, laico, e come tu dici, un dispositivo di controllo. Vorrei chiederti se mi dai qualche anticipazione di questo progetto 1624 e come vorrai svilupparlo. Ma allora, questo progetto 1624 in realtà è solo una grande anticipazione, perché il problema è che qua, diciamo, ho costruito un grosso sistema, ho trovato diversi giocatori, eccetera, ma effettivamente questa cosa qua della pandemia ha rallentato un processo comunque più lungo di quello che immaginavo. Siamo arrivati ad avere quasi forse uno stadio, però adesso è assurdo perché io ho sempre desiderato che all'interno del mio progetto, dentro lo stadio, non ci fossero spettatori. Quindi adesso non so se dovrò spiegare il fatto che non c'entra niente col Covid, però di fatto non ci saranno spettatori nella performance. Vabbè, cos'è questo progetto? 1624 è un minutaggio preciso della partita Francia-Germania giocata a Parigi la sera degli attacchi terroristici, per cui anche il Bataclan, e al minuto 16:24
esplode, una persona si fa esplodere fuori dallo stadio, l'audio entra nello stadio, entra a far parte della telecronaca dello stadio e viene confuso per un fuoco d'artificio. E la partita va avanti fino alla fine, per questioni di gestione, panico, eccetera. Vengono avvisati solamente gli allenatori, che dicono no, noi non lo diremo ai giocatori, la partita continui. Stessa cosa in TV, la partita continua. La gente continua a guardare la TV, per la gente è tutto normale. E quindi quello che farò io sarà ricostruire quella prima parte di partita, quei primi 16 minuti 24, prima che questo spettacolo diventasse un dispositivo di controllo sociale, quando ancora era in teoria un semplice dispositivo di intrattenimento. Rifarlo significa appunto trovare uno stadio, riempirlo con i giocatori che avranno studiato un copione con tutte le azioni, che rifaranno quindi questi 16 minuti 24 in maniera identica all'originale. E la partita finirà a 16 minuti 24, la mia partita, e sarà in diretta con telecamere professionali sportive usate in questo genere di trasmissione in un bar in Italia, cioè in Italia, a Milano, e probabilmente anche in diverse case in giro per l'Italia di amici, persone che vogliono vedere la partita da casa. Ti voglio portare su un altro progetto adesso, che è il progetto Enfasi. Il progetto Enfasi mi interessa anche in una specifica riflessione, nel senso che il problema del sovraffollamento iconico delle immagini è un problema antico, potremmo dire. Già negli anni 60 veniva teorizzato il problema dell'ecologia dell'immagine. Oggi, con il digitale, questa esplosione incredibile di immagini digitali che ci tocca da una decina d'anni più o meno in termini patologici ha fatto sì che il nostro sguardo sia sempre più disattento, sempre più superficiale. Tu nel progetto Enfasi mi pare che anche con una facilità disarmante, in modo quasi semplicissimo, ci fai vedere come esistano dei processi che orientano lo sguardo nei giornali, nei media, in qualsiasi forma visiva di fatto. Sì, allora il processo di generazione di questo progetto è semplice, è veramente tra i più semplici, però c'è sempre il desiderio di prendere tra le mani queste fotografie in qualche maniera, non potendole più produrre, avendo deciso di non produrle più con tanta facilità, insomma. Mi sembrava un progetto abbastanza chiaro e evidente, già esistente. In realtà io ho messo solo in luce una cosa normalissima, esistente, che è appunto la decisione di alcuni photo editor, o comunque di qualcuno, di evidenziare in un'immagine digitale la presenza di un elemento particolarmente importante ai fini della potenza della notizia, diciamo. La notizia diventa ancora più potente, clamorosa, nella misura in cui riusciamo a enfatizzare quell'aspetto visivo tanto pruriginoso e che desideriamo vedere da vicino. E insomma, io ho preso delle immagini che sono presenti in internet, legate appunto a delle news particolarmente sconvolgenti, tipo questo cane, che il titolo dell'opera è sempre il titolo della news: il cane è piccolo ma ha un gran carattere, porta a spasso il cavallo. Allora, hanno evidenziato questo cane con questa corda in bocca e possiamo solo immaginarci il resto dell'immagine che invece ho rimosso. Ho rispettato sempre il cerchio rosso che era presente nella fotografia, senza modificarlo. Questo invece è negano il minuto di silenzio, così il nuotatore spagnolo fa tutto da sé. Ancora una volta, sì, ho eliminato il,
il resto della foto. Sul retro del tondo, che è un Diasec, c'è una lettera di un avvocato che parla, diciamo, della fattibilità di un'operazione del genere. Cioè, posso usare una foto fatta da un altro e metterla lì e chiamarla col mio nome, usare un titolo di una notizia presa da un giornale? E lui in qualche maniera lì esprime una serie di constatazioni, diciamo, a livello giuridico. È avvocato, è un amico, si chiama Paolo Bergman. Tra l'altro questo tema dell'autorialità tornerà dopo anche in un'altra domanda che voglio farti. Dato che il portfolio... tieni pure il portfolio se vuoi. Sì. Dato che il portfolio è aperto, ti chiederei di parlarmi di un altro lavoro che si chiama Grand Tour. È chiaro che questo titolo rimanda a un fenomeno, insomma, notissimo, che era il fenomeno di questi viaggi formativi dell'intelligenza europea che veniva in Italia per vedere il patrimonio monumentale, rovinistico, per frequentare i salotti culturali, e spesso le persone che intraprendevano il Grand Tour si portavano via che cosa? Ma si portavano via i paesaggi di Canaletto, non per nulla la maggiore serie di Canaletto è a Londra, in una collezione londinese ce ne sono 25, e poi con l'avvento della fotografia hanno iniziato a portarsi via le immagini fotografiche sempre di questa visione monumentale stereotipata, ovviamente. Mi fa piacere, e vorrei che mi parlassi di questo sulla base del tuo progetto, di come tu hai creato un'opera che è processuale, ovviamente, e di fatto hai decostruito questo immaginario della realtà, ma dicendoci tutto sommato che questa decostruzione, questa mistificazione c'è sempre stata del paesaggio. Sì, Grand Tour è proprio, insomma, è un lavoro collettivo dove invito vari pittori amatoriali, figurativi, a rappresentare un luogo che ha a che fare in quel momento lì con l'arte contemporanea. In questo caso Grand Tour sono due stazioni, una volta a Pieve di Cadore, un'altra volta a Palermo. A Pieve eravamo con Dolomiti Contemporanee e la venue, diciamo, il luogo legato all'arte contemporanea è il castello di Montericco, il forte di Montericco. I pittori invitati, tutti della zona, hanno rappresentato il giorno dell'inaugurazione questo forte, all'interno del quale però avevo inserito un elemento esogeno non appartenente al territorio. In questo caso era una scultura in 3D fatta di sabbia, di polvere dolomitica, che era una struttura antibalistica, non appartenente a questo luogo. Mentre il secondo episodio, vabbè, qui si vede la struttura, tra l'altro, il secondo episodio di Grand Tour, che ho invece realizzato a Palermo con Via Saterna, ho inserito invece un furgoncino della Hertz, identico a quello usato durante un attacco terroristico a Londra. Allora, tu hai citato Canaletto, una delle influenze in questo progetto è proprio quella del capriccio, ovvero del mescolare paesaggi tra loro diversi, insomma. Il furgone dell'attacco di Londra appartiene a un paesaggio solo mediatico. Sono immagini che troviamo su Google, su internet, mentre Via Saterna, che in quel momento era in Via Alloro, era lì, e mi piaceva l'idea di far intersecare questi due paesaggi attraverso gli occhi di chi la realtà la rappresenta, appunto, in maniera fedele, tra virgolette. E il risultato è questo progetto collettivo che si muove in vari posti e mescola vari paesaggi. Interessante la chiamata alle armi, perché c'è chi non si fida, c'è chi si fida, invece le persone che poi alla fine accettano, partecipano volentieri e regalano il quadro, a patto che quest'opera qua non venga mai smantellata. Cioè, non troveremo mai uno di questi quadri in giro, ma sarà sempre, semmai, tutto il carretto con tutte
in tutti i lavori, tutti quanti. Ma allora, in questo tema, in questo lavoro, tu fai lavorare dei pittori amatoriali, dei pittori di paesaggio, e quindi anche in questo caso il tema di che cos'è l'autorialità oggi è molto presente. Un tema che secondo me emerge in varie tue opere. C'è da dire che il tema dell'autorialità ha avuto e si è mosso nell'arte del dopoguerra in modo molto netto, dalle forme appropriative degli anni 70 che hanno veramente, per esempio la mostra Picture, che ha aperto nuovi orizzonti, alle battaglie legali che noi sentiamo ciclicamente, perché insomma sono diventate per esempio abbastanza note le controversie legali di Richard Prince e anche di altri autori. Ma comunque c'è questo problema della libertà d'immagine, del copyright, cioè tanti aspetti. Un tuo lavoro che hai presentato a Venezia da Galleria Michela Rizzo, che è People at an Exhibition, sembra che tu crei una sorta di astrazione, che tu emancipi le persone che partecipavano, anch'io avevo partecipato a quella performance, dal contesto. Quindi crei anche in questo caso un cortocircuito che può ridefinire queste immagini e ricollocarle. Mi parli di questo lavoro? Allora, People at an Exhibition nasce proprio la prima sala di quella mostra era la performance People at an Exhibition ed era un robot di nome Georgina che filmava la gente e le quali le persone passavano nella prima stanza della galleria che era completamente verde, verde che si usa nel green screen dei film, e in questa maniera qua, come dire, allora il robot era programmato per seguire i volti, quindi quando qualcuno entrava filmava automaticamente, registrava, quando uscivano chiudeva il video e lo spediva a un canale YouTube in diretta che è questo, si chiama People at an Exhibition, che ha questa bellissima nuvoletta e c'è l'immagine del robot sopra e una collezione di questi video realizzati durante il periodo della mostra. Questa tecnica di ripresa appunto nasceva dall'idea di costruire una libreria di green screen footage, di free green screen footage, cioè del girato su green screen di libero utilizzo. Prima di questa sala c'era una TV che diceva occhio che se entrate di qua la vostra immagine diventerà di dominio pubblico, quindi se non volete essere ripresi o comunque se non volete che la vostra immagine diventi di dominio pubblico dovete mettervi una maschera rossa che trovate lì sul tavolo. Quindi un 20-15% della gente si è messa una maschera e la loro immagine era salva. Quindi l'idea era anche quella di una sorta di doccia, visto che siamo poco legati alla nostra immagine, che già quotidianamente la regaliamo su internet. Riprendo il pensiero che avevo ancora a quel tempo. Tanto vale pulirci subito di questa cosa qua. Entriamo, ci mettiamo davanti un bel green screen, mandiamo subito via la nostra immagine e ci decontestualizziamo completamente prima di entrare e vedere il resto della mostra. Vorrei vedere con te l'ultimo lavoro di cui ti faccio parlare, che è un lavoro un po' più vecchio, che è One is Dead, ed è un lavoro, come tanti tuoi lavori, che ragiona su cos'è l'immaginario, come l'immaginario, in questo caso mediatico-televisivo, penetra nel profondo delle persone, dico io, penetra quasi nell'inconscio delle persone. When is Dead è stata una interessante commissione del Museo di Fotografia Cinisello Balsamo, una performance pubblica. Ho invitato un po' di gente alla Cineteca Italiana in Viale Fulvio Testi, e nella sala cinema li ho invitati a vedere una nuova trasmissione che si chiamava Replay.
loro non sapevano quello che sarebbe successo, semplicemente venivano a vedere questa nuova trasmissione. Appena si sono seduti, davanti a loro, dietro a una specie di mobile, è apparso Wan, il pupazzo di Bim Bum Bam, e cos'è successo? Che la gente non se lo aspettava, ecco. Wan ha fatto partire questa proiezione dopo un po' di cabaret. È partita la proiezione di Replay, e Replay era una trasmissione in cui delle persone, delle famiglie si sfidavano a rifare video famosi, divenuti famosi per questioni di cronaca internazionale. Replay, in quel caso, aveva come tema l'esecuzione di grandi dittatori del passato, per cui le due famiglie si sfidavano a rifare una, l'esecuzione di Gheddafi, l'altra, l'esecuzione di Saddam Hussein. Dovevano rifarle, dovevano rifare esattamente il video che era circolato in internet, quindi era una questione di conoscenza cinematografica. Replay, idealmente, regia di Replay è di Igor Kova, fantomatico regista, lui ha una visione, lui dice alla gente piace rifare le immagini, soprattutto piace rifare i video, piace riprendere parte alla storia mediatica, a quella parte di storia che è così coinvolgente perché determina la nostra quotidianità, ma dove non abbiamo nessun tipo di ruolo. Per cui poter rifare quei video lì ci permette di forse di avere una possibilità di cambiare la traiettoria di questi video, che è un po' anche il fondamento di 1624, cioè a che pro rimettersi a fare Pogba o Gomez, eccetera. Ok, a un certo punto, siccome Juan è goloso di cremini, ne mangia due o tre e si sente male lì nella sala. Allora accendono le luci, arrivano i soccorritori del 118 che provano a rianimarlo, giustamente. La gente non sa cosa sta succedendo, anche perché insomma è un momento abbastanza difficile. Provano a rianimarlo anche col defibrillatore, credo di ricordare, però forse no, non lo so se avesse perso i sensi, comunque non ricordo. C'è un filmato della serata, lo mettono sulla barella e lo portano via. Fine della performance, Juan se ne va e è finito tutto. In questa immagine c'è una mostra che abbiamo fatto da Bonelli nel 2014, curata da Angela Madesani. Ho portato una delle persone, Anna, che era presente quella sera alla performance ed è complementare all'installazione, perché lei ha il dovere di raccontare, il dovere è lì per raccontare quello che è successo quella sera, perché non esiste, almeno non in maniera molto facile da recuperare, un video della performance. Quindi il racconto, appunto, passaparola, per me una parte del progetto. Ah, ecco, posso dire una cosa in più rispetto al processo creativo? Sì, certo. Che mi è venuto in mente adesso. Certo. Che One is Dead è un esempio. A me viene da mettere sempre scatole dentro scatole dentro scatole. E una delle fasi del processo creativo è soffocare questa tendenza, perché altrimenti cerco di dire, cioè vorrei dire tante cose, però poi è meglio dirne una in maniera un po' più chiara, e One is Dead è l'esempio del tentativo di mettere insieme tante cose, sono scatole che si autocontengono, quindi a volte sì, si può, a volte lo faccio volentieri, a volte è meglio se invece taglio corto, ma che poi non vuol dire veramente tagliar corto, ma dirne una di cosa, una e mezza, dai, una e mezza. Dai. Bene, ti ringrazio. Ti faccio l'ultima domanda, prima di salutarti, che è una domanda più generica invece, che chiedo un po' a tutti, e vorrei chiederti se vuoi dirmi una fonte che può essere un saggio, un romanzo, un libro d'artista, un libro fotografico,
o anche una fonte visuale in generale, che, o anche più fonti che hanno condizionato il tuo lavoro, che sono stati importanti per il tuo lavoro o anche semplicemente per la tua forma mentis, e ma che si riverberano nella tua ricerca? Sono moltissime. Anche il volantino del signore che qua aggiusta il computer nel mio condominio è per me una fonte fondamentale. Però dovessi, devo dire che sicuramente il teatro del Bagaglino ha avuto un ruolo fondamentale per mille motivi. E poi ha una serie di ragioni il teatro del Bagaglino. Poi c'è molto importante Jacques Rancière con il libro Lo spettatore emancipato, pubblicato nel 2009, che per me è stato fondamentale leggerlo varie volte, soprattutto sbagliandomi su quello che voleva dire, e poi reinterpretandolo. Insomma, è un libro che rileggo spesso perché ogni volta capisco cose diverse, quindi... Però, insomma, ecco, questi due direi. In realtà anche il Bagaglino ha diverse... Cioè, è importante, ha qualcosa di importante. Bene, e con queste due polarità molto diverse che ci hai indicato, io ti ringrazio di aver partecipato a questo talk e non posso che salutarti e augurarti una buona serata. Ciao Ale. Altrettanto. Ciao, ciao a tutti.